Avevamo studiato la partita degli avversari, avevamo valutato, visto che Trieste non era a un record positivo, quindi 5 vinte e 4 perse, non per caso. Una squadra che mette grande fisicità e devo dire che oggi l'ha dimostrato. Una squadra sempre aggressiva. È stata una partita diversa dall'inizio, è cambiata alla fine del primo quarto, perché nel primo quarto noi avevamo deciso di attaccare Tonut e eravamo molto pronti a giocare contro le loro caratteristiche, soprattutto contro Holloway. Il fatto di aver perso Holloway e di essersi abbassati a giocare con quattro piccoli per un attimo ha fatto sì che Trieste tenesse l'inerzia. Siamo tutto sommato soddisfatti, anche se voglio dire sono molto pignolo e esigente, e ci sono alcune cose sulle quali lavoreremo e che rivedremo, perché qualche volta abbiamo concesso qualche canestro troppo facile e abbiamo concesso agli avversari di comunque prendere un po' di ritmo e tornare, non dico a sperare, ma comunque a fare dei break, cominciando dall'ultimo. Dove dal 92-72 poi abbiamo avuto un finale sicuramente in discesa anziché in salita, e poi qualche break, qualche passaggio a vuoto all'inizio del terzo quarto. Una prestazione che però, al di là di queste cose, che l'allenatore deve sempre vedere, perché comunque ci sono sempre degli spunti e degli aspetti sui quali c'è da migliorare. 124 di valutazione, 5 giocatori in doppia cifra, 24 assist con ottime percentuali al tiro, fanno vedere, dimostrano che la squadra è cresciuta. E al di là di questo, anche nell'atteggiamento, qui abbiamo accanto a me il nostro termometro, insomma, di questo, e devo dire che non siamo ancora continui per 40 minuti, però stiamo mettendo partita dopo partita una discreta continuità all'interno appunto di questa. Quindi diciamo che dopo un terzo di campionato, perché sono passate 10 partite, il trend è sicuramente in salita. E vogliamo continuare in questa direzione qua, ecco. Vorrei che il secondo terzo di campionato, il terzo terzo e il quarto terzo soprattutto fossero sempre in salita, sempre in crescita. Quindi adesso siamo la squadra che diciamo in classifica insegue Verona, e dobbiamo soltanto andare avanti partita dopo partita, perché i campionati, le situazioni, le partite, c'è un'insidia dietro l'angolo e basta distrarsi un attimo che si butta all'aria tutto quello che di buono abbiamo fatto. Quindi complimenti ai ragazzi, ma soprattutto già il focus alla prossima partita, abbiamo un giorno meno e quindi torneremo a lavorare, andando ad affrontare una trasferta importante e difficile, perché comunque anche logisticamente arrivare a Agrigento giocando contro una squadra che sta facendo bene e che ha preso una bella lezione a Biella, ci vorrà tutto il massimo dell'attenzione e della determinazione. Domande per il coach? Luca, volevo chiederti, adesso che mi hai detto tu che siamo arrivati a un terzo del campionato, le squadre hanno avuto alti e bassi, sono assestate, più o meno un'idea adesso delle competitor ce l'abbiamo, al di là di Verona che ovviamente parla la classifica. Ad esempio tra Ferentino, Brescia, forse Casale, non lo so con se arriverà Samuel, magari potrebbe cambiare di molto il suo assetto con il rientro di Martinoni. Quali sono le più Beh, in temibili? generale sì, io dico sempre che è a Natale, quindi dopo 12-13 partite si riesce a capire, ecco, un po' meglio.
ci sono, il livello del campionato è buono, e questa è la prima cosa. Ci sono, tutti possono battere chiunque, quindi dovremmo stare attenti a tutti, davvero. C'è qualche squadra più attrezzata, qualche squadra più esperta, qualche squadra che gioca con grande impeto e con grande freschezza, come è Trieste, e credete, non è stato facile batterli, perché questi non mollavano mai, hanno preso 14 rimbalzi, 15 rimbalzi d'attacco, è la migliore squadra di rimbalzo, lo sapevamo, ma li hanno presi, nonostante che lo sapessimo, perché appunto ci sono squadre che hanno ogni squadra ha una caratteristica, ecco. Certo, Verona, ci sono un paio di squadre come Forlì e Napoli che in questo momento extra basket stanno vivendo un momento un po' così, ma devo dire che la vittoria di Napoli sembra aver portato, e poi sicuramente Brescia, non le abbiamo ancora viste tutte, però Fiorentino è una squadra molto solida. Il campionato è un campionato equilibrato, ripeto, noi però dobbiamo pensare a noi. Quando ti incominci a pensare le scorciatoie o quella la metto via o questa partita non dovrebbe dar problemi, è proprio il momento che te lo dai. Il calo di concentrazione è una tua responsabilità e devi far sì di tenere sempre la concentrazione alta. E Torino ha dimostrato di avere cali anche nell'arco dei 40 minuti, quindi può essere esplosiva o... Può essere letta in due modi, nel senso che c'è ancora del margine sicuramente da fare, ci sono dei passi avanti ancora da fare, questo è positivo perché comunque trovare continuità nei 40 minuti e partita dopo partita è l'obiettivo, chiamiamolo finale, ecco. Però ci sono anche tante cose positive, ecco. Vorrei dire che comunque si vede una squadra che ha in testa l'idea della squadra, nessuno esce dal nostro palasport a vedere la nostra partita dicendo lui ha giocato contro tutti oppure lui non passa la palla, c'è questo piacere. Adesso dobbiamo essere un po' più duri, dobbiamo essere un po' più scafati, abbassare il numero delle palle perse, ma sono tutte situazioni sulle quali dobbiamo lavorare.